La striscia di risultati utili consecutivi del Teramo si ferma a 8 perché al Gubbio bastano 10 minuti per ribaltare una gara che sembrava mettersi sui binari più congeniali per i biancorossi, puniti due volte da Calombò e Marchi. Asta sceglie il 3-4-3 lasciando fuori Ilari per Bacio Terraceno ed è proprio il folletto campano il primo ad avere l'opportunità di andare a segno al nono, servito da Varas a rientro, pallone però spedito alto sopra la traversa. Il Teramo c'è e De Grazia, sempre da sinistra, prova a sorprendere Volpe ma senza fortuna. Il tentativo di Tulli al minuto 17 è troppo centrale per poter creare pericoli alla retroguardia umbra, che al 31esimo è ingenua perché Ciccone entra in rotta di collisione proprio con Bacio Terraceno. Per Colombo di Como ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Dal dischetto Foggia, con un brivido, realizza la rete del vantaggio biancorosso e anche il suo terzo centro in stagione, secondo dagli 11 metri dopo quello che trafisse il Ravenna. Gioia del Bonolis che tuttavia dura poco perché il Teramo si distrae, al 41esimo subisce il gol della parità con Calombò, la chiusura in scivolata di Amadio non va a buon fine, la punta si invola verso Calore, Speranza temporeggia troppo e il diagonale fulmina l'estremo difensore del Teramo sul palo più lontano. Doccia gelata per la squadra di Asta che non solo non reagisce ma sembra colpita nel vivo perché passano altri due minuti e si fa sorpassare dal Gubbio. Stavolta è sfortunato Sales che scivola al momento dell'assist di Casiraghi per Calombo in ripartenza. Servizio per Marchi, un invito troppo ghiotto per lasciarselo scappare. Staffilata sul primo palo e Umbri che mettono incredibilmente il naso avanti a fine tempo. Nella ripresa è De Grazia a provare a suonare la riscossa con il sinistro potente sì ma fuori misura. Volpe non corre rischi, il diavolo protesta al 56esimo quando Ventola lascia sul posto Dierna prima del contatto più che dubbio con Loporto, ma stavolta per Colombo non ci sono gli estremi per un altro calcio di rigore. Nel Teramo entrano Ilari e Barbuti per Amadio e Sales, ma è ancora Ventola il più positivo, come a Trieste, la fucilata che spara al minuto 58 di rara potenza. Volpe deve rifugiarsi in calcio d'angolo. Ancora l'esterno destro si veste da assist man, servendo al 60esimo la testa di Varas sul fronte opposto, pallone fuori di nulla. Sempre De Grazia prova il lampo dalla distanza ma stavolta la conclusione è centrale. Asta butta nella mischia Paolucci, Altobelli e nel finale anche Sumaré per De Grazia, Caidi e Tulli, ma l'ultima emozione la regala Barbuti quando di testa sul corner di Ilari non trova il bersaglio grosso. E così al Bonolis passa il Gubbio, sconfitta sanguinosa per il Teramo, punito proprio nella serata che doveva rilanciarlo con un atteggiamento maggiormente propositivo. Il diavolo resta a 14 punti, chiude la settimana con tre impegni incamerando solo due punti e domenica l'aspetta la trasferta complicatissima in casa del Renate.